Eccoci qui, sciopero del 6 maggio, siamo con Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Pacifico, perché siete in piazza e perché di nuovo questo sciopero contro il decreto 36, ma non solo? È importante, è un primo segnale subito a caldo rispetto a una riforma che contestiamo, che vogliamo che cambi in Parlamento. È una riforma che è sbagliata per il reclutamento e la formazione degli insegnanti ed è sbagliata anche nella formazione in servizio del personale. Perché è sbagliata e deve cambiare? Perché questa riforma allunga i tempi per diventare insegnante, li rende persino più lunghi, se non addirittura impossibili, rispetto a 5 procedure per diventare insegnante nella scuola quando ce ne vogliono 2 per diventare professore universitario. E sembrerebbe quasi che si voglia punire chi sceglie il percorso per l'insegnamento, mentre noi vogliamo un percorso più snello, delle certezze per i giovani. Chi fa queste scuole di specializzazione non deve fare concorsi, nuove valutazioni, deve entrare nei ruoli una volta che entri in questi percorsi per insegnare. Ma poi c'è il problema del precariato, il precariato che non si risolve. L'Europa ci chiede di trovare delle soluzioni, lo chiede perché ANIEF ha fatto delle denunce al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in passato in Corte di Giustizia Europea. Queste soluzioni non arrivano perché il governo prevede 30.000 posti ogni anno rispetto a 200.000 precari che non hanno il canale, un canale riservato per entrare nei ruoli. Noi siamo d'accordo che se uno non ha l'abilitazione debba fare la scuola di specializzazione, ma deve farla perché lo Stato lo inserisce in questo percorso e gli confermi il ruolo. Non siamo d'accordo a che uno insegna diversi anni e poi alla fine non entra mai nei ruoli perché lo Stato deve risparmiare sullo stipendio. Ci sono molte polemiche per i finanziamenti di questa operazione, della formazione. Si sottraggono soldi alla card del docente, si sottraggono posti in organico di diritto. Questo a fronte di un ministro che comunque ammette e sostiene che invece non ci sono tagli. E poi cosa risulta? Ma a noi risulta che in realtà questa formazione è fatta da tagli e risparmi perché nei prossimi 10 anni saranno cancellati più di 12.500 posti e la stessa card docente, quell'assegno di 500 euro che veniva dato a 700.000 insegnanti per formarsi di ruolo, sarà ridotto della metà nei prossimi 10 anni. Questo che cosa vuol dire? Che ogni insegnante di ruolo perderà 2.500 euro di assegno per la formazione. Questo perché? Perché, dice lo Stato, così si formerà un 10% in più di personale che avrà un assegno una tantum in più. Quindi per dare 2.000, 3.000 euro, comunque una mancia a qualcuno, vengono tolti i soldi per formare tutti gli altri. Quindi questo significa che il governo non vuole che gli insegnanti si formino tutti, ma tra l'altro neanche premia chi lavora a scuola. Basti pensare che questa formazione sarà per tutto quello che si fa fuori dall'orario di servizio, fuori dalle scuole, e quindi non si capisce per quale motivo chi lavora a scuola non viene premiato, anzi viene umiliato e punito. E poi c'è un altro problema: addirittura chi vuole unire il diritto al lavoro col diritto alla famiglia, cioè chi dopo che è stato assunto in una provincia, in una regione, si vuole spostare, non avrà altri incentivi che vengono dati invece a chi rimane in classe, come se il concetto di continuità didattica sia legata all'alunno mentre non sia slegato dal luogo in cui è. Basti pensare, le scuole medie sono di 3 anni, che facciamo? Allora se uno e 3 anni lavora nella scuola media piuttosto che nella scuola superiore, mettiamo dei vincoli. Qui il problema, oppure se uno studente viene bocciato, viene meno la continuità didattica. Allora, attenzione, il diritto alla famiglia viene garantito. Quando il ministro ci dice non faremo tagli, è colpa della denatalità, noi gli rispondiamo è colpa del governo che non fa delle riforme adeguate per garantire il diritto al lavoro col diritto alla famiglia. Il 9, anzi il 10 è previsto l'inizio dell'esame degli emendamenti e del testo in Senato, prima e quinta commissione. E la prossima settimana anche c'è un tentativo di conciliazione di tutti gli altri sindacati rappresentativi e c'è aria di sciopero generale. Come voi eventualmente considerate questa possibilità e cosa potrebbe fare la
scuola per fermare il decreto 36. Noi siamo pronti, l'abbiamo detto anche qui in piazza oggi, il 6 maggio era una data per iniziare, non è la data con cui si conclude, proprio perché entro il 21 maggio vanno presentati gli emendamenti e quindi noi volevamo che la protesta fosse evidente fin dai primi giorni da parte del mondo della scuola. Questa è la ragione dello sciopero che abbiamo fatto oggi con gli altri sindacati di base, ma siamo pronti a scioperare con gli altri sindacati rappresentativi, perché è la scuola tutta che dice no a questa riforma. Questa riforma deve essere cambiata, se no non si potrà firmare neanche il nuovo contratto. Bene, questo significa, per concludere, che oggi è un inizio di percorso di mobilitazione che potrebbe andare avanti fino a quando? Fino a quando il governo non cambierà e darà parere favorevole ai cambiamenti che faremo, presenteremo in Senato in audizione e anche senza audizioni comunque presenteremo a tutte le forze politiche per rendere questa riforma giusta. Oggi è veramente sbagliata e andrà a rovinare il percorso per poter insegnare, ma anche la formazione permanente di tutto il personale della scuola. Bene. Senza dimenticare però il personale ATA, attenzione, perché di questa riforma ancora una volta non se ne parla. Grazie a Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIF. Grazie a tutti voi.